Word to Unveil. Death and taxes, that's all we give. You can make a life, but can't make a living. You can make it work, but that still ain't driven. Salve a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Oggi volevo mostrarvi alcuni trucchetti che potrete utilizzare con l'arco. Allora, prima di tutto vorrei partire dicendo che l'arco, differentemente dagli esplosivi, non ha una gittata di una piattaforma, ma di metà. Quindi per colpire un avversario potrete sparare anche qui, però comunque sarà sempre metà piattaforma. Un altro trucchetto ragazzi è usare l'arco per rimpiazzare il muro avversario. Per fare ciò tirate una picconata, poi come avrete visto fare in qualche video, guardare per aria, lanciare una freccia, aspettare e rimpiazzare il muro. Bene ragazzi, vi sconsiglio di farlo anche se è molto figo da vedere. E per farlo non dovrete guardare completamente in alto, ma inclinare di poco in basso la vostra mira. E la freccia cadrà colpendo il muro e la piramide. Un trucchetto molto più efficace e più veloce da fare è questo: tirare una picconata, prendere l'arco, sparare una freccia senza caricarla e prendere il muro. E poi a voi il resto. Quindi vi consiglio di usare questo modo. Un altro modo per usare l'arco ragazzi è il seguente: salite sopra il box dell'avversario, picconate la piramide, picconate il pavimento in modo tale da renderli one shot tutti e due, caricate una bella freccia, entrate dentro e finite l'avversario. Ovviamente state attenti che non abbia trappole, perché sennò sarete voi quelli a fare la finaccia. Una cosa importante ragazzi che non ho detto è il fatto che l'arco è utilissimo per colpire gente che vi spara da dentro una finestra, dentro un box. Perché se fossero dietro la piramide coperta, basta sparare nel muro e li colpirete. Altrimenti basta trovare comunque un'angolazione decente. Fossero qui nel mezzo con la finestra aperta sarebbe il top, perché potete scoppiarli da qui e colpirli nel mezzo, dietro e colpirli dietro, e insomma riuscirete a trovare un'angolazione corretta per colpirli. Quindi state attenti a aprire le finestre quando c'è gente con l'arco. Un altro trucchetto con l'arco è quello di mettersi dietro una piramide di ferro. E come vedrete da qui potrete sparare attraverso la piramide. Sì, lo so, è un altro debug di forte, però come vedrete da qui sono completamente aperto, direi, e posso comunque sparare attraverso la piramide. È una cavolata assolutamente, sono d'accordissimo. A me l'arco non entusiasma molto, però questi ragazzi sono kill gratis, quindi imparate questo trucchetto. E l'ultima cosa da dire, non so se l'avrete visto o meno, però usare l'arco con palloncini. Da qui sopra potete sparare a chiunque vi capiti sotto tiro, chiunque si sposti, colpirlo con l'arco. È veramente... è troppo bella cosa, è sgravata proprio. E spero la levino presto dal competitivo. Però finché c'è ragazzi, sappiate che si può fare e vi consiglio di farlo se volete fare punti velocemente. Penso sia uno dei modi più facili per fare kill. La parte più difficile sarà quella di usare i palloncini, però basta mettervi in fondo la safe e cominciare a costruire un po' in alto e sparire a un certo punto con i palloncini. Bene, per questo video ragazzi è tutto, spero vi sia piaciuto. Se così fosse stato, vi invito a lasciare un mi piace e commenti se ne avete, e ci vediamo al prossimo video. Bella!